Sei un mito, sei un mito per me. Sono anni che ti vedo così irraggiungibile. Revotech a tutti, eccolo qua, iPhone 12 Pro. Con questo gioiello abbandoniamo le misure tascabili e ci catapultiamo su un device grande, con vibrazione maschia, e vi prego, fermate la mia voglia di iPhone! Ferma tutto! Ma vi piacerebbe veramente se le nostre recensioni fossero tutte così? Vedete, non è difficile, e queste televendite bonificate ci porterebbero accordi con i brand, anteprime, inviti e soprattutto... datami la soldi! Noi siamo Revotech e la nostra mission è quella di raccontarvi la verità. In questa recensione ci concentreremo soprattutto sulle differenze con iPhone 12 Pro, che abbiamo già recensito qui sul canale e vi invitiamo ad andare a vedere la recensione. Innanzitutto è grande, è il più grande iPhone mai realizzato. In mano si fa sentire sia come dimensioni sia come peso, 226 grammi. Passare da un OnePlus 8T a questo sentirete tirare i tendini del polso. La Madonna! Punta a suo favore lo spessore, solo 7,4 mm, che aiutano a passare indenne la prova jeans. Poi è inutile dire che è ben bilanciato, ormai lo sono tutti, sicuramente realizzato a regola d'arte. L'assemblaggio è, come da tradizione Apple, fantastico, anche se il frame lucido, copia e incolla di iPhone 4, essendo più grande della versione Pro, attira il doppio delle ditate. Per questo vi consigliamo questa colorazione blu pacifico, perché si vedono meno rispetto alla versione Gold. Il display aumenta e diventa un XDR OLED da 6,7 pollici HDR con risoluzione di 1284x2778 pixel e 458 ppi, purtroppo solo 60 Hz. La luminosità è ottima, nessun problema sotto la luce diretta del sole, ed il sensore è reattivo e ben calibrato come da tradizione Apple. Molto belli i colori, naturali, non sparati, e con la gestione dello spazio colore DCI-P3 al 100%. Ceramic Shield sia sul fronte che sul retro, 4 volte più resistente. In definitiva un buon display. Sarebbe stato un top, ma la mancanza dei 60 Hz si vede a confronto con la controparte Android. Certificazione P68 contro acqua e polvere, se vi cade in acqua non succede nulla. Forse. E ricarica wireless anche inversa, ma solo per i prodotti Apple come l'AirPods. Che stronzata! Sotto al cofano troviamo il nuovissimo A14 Bionic, realizzato con processo produttivo a 5 nanometri, affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna non espandibili. Connettività da Champions League. Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.0, NFC e GPS Dual Band. Buona la ricezione, 3 tacche nel bagno bunker dello zio, ottimo l'audio in chiamata e il viva voce stereo. L'audio dallo speaker e dalla capsula auricolare è molto buono e davvero di qualità. Esplosiva. Le prestazioni ovviamente sono uguali a quelle del Pro,
processore veloce, ottimizzato a dovere, con animazioni eleganti, convincenti, e mai un lag o una incertezza. Le app si aprono al volo e iOS 14 si dimostra un buon upgrade rispetto al 13, aggiungendo i widget che ora permettono di avere più informazioni, l'organizzazione automatica delle applicazioni per genere, tipologia e frequenza d'uso, le funzioni picture in picture per i filmati, nuovi stili nelle memoji, la funzione di traduzione delle lingue, ma per ora non è disponibile in italiano, e la traduzione integrata in Safari, anche questa non è disponibile in italiano. Viste le dimensioni del display, la parte multimediale assume un altro spessore. Guardare una serie Netflix o giocare ai giochi dell'App Store o, ad esempio, di Arcade è più semplice ed appagante rispetto al Pro. Anche se dobbiamo tirare le orecchie ad Apple perché continua a sfruttare pochissimo la diagonale più ampia del display. Nella gestione dell'interfaccia non ci sono differenze tra un 5,4 o un 6,7 come questo. E questo secondo noi è un grandissimo spreco. Hai il display più grande, sfruttalo. E che... Passiamo al reparto fotocamere, dove ci sono le vere differenze con la versione Pro. Le fotocamere sono sempre 4, ma la principale da 12 megapixel con apertura f1.6 ha il sensore più grande, 1,7 contro 1,4 del Pro, e permette immagini un po' più grandi, più ricche di pixel e più ricche di dettaglio. È uno stabilizzatore ottico su sensore invece che su dispositivo, che rende gli scatti più stabili nelle foto e soprattutto nei video. L'ultra grandangolo, sempre da 12 megapixel con apertura f2.4, rimane invariato rispetto al Pro. Invece è nella terza fotocamera zoom la differenza più sostanziale. Il sensore, sempre da 12 megapixel con apertura f2.2, ha un'estensione ottica totale fino a 5x 65 mm contro i 52 del Pro. Questo significa avere uno zoom ottico stabilizzato al top, uno dei migliori della categoria per dettaglio, gestione della luce e anche definizione. Come sempre succede, avere zoom da 100x solo per marketing non serve a nulla, ma avere uno zoom top, anche solo 2,5x, è la strada giusta. Pasqui, ma alla fine le foto come vengono? La qualità degli scatti è ottima, veloce nella messa a fuoco e le foto sono ricche di dettaglio, ben bilanciate e con colori reali. Ottimo l'utilizzo dell'HDR e diventa difficile fare brutte foto. Di notte ora il sensore raccoglie più dettagli, tira fuori più luce e il rumore software è meno evidente. Siamo a livello dei top. La grandangolare si conferma ottima come quella del Pro e lo zoom, lo abbiamo detto, uno dei migliori in assoluto. Nei video la grande stabilizzazione, la fluidità, l'autofocus veloce e le possibilità di post-produzione uniche nel suo genere lo rendono uno dei migliori. Ma la differenza fra Pro e Pro Max, tanto decantata da Apple, non è così marcata. Anzi, in molte foto non ve ne accorgerete. Quello che abbiamo notato è che gli altri brand sono andati avanti, hanno aumentato la loro qualità fotografica e sono arrivati ad affiancare iPhone con Note 20 Ultra o addirittura lo hanno superato con Mate 40 Pro. Apple è rimasta lì, ancorata al reparto foto granitico, di qualità sì, ma non sul più alto gradino del podio. Altro punto a favore del Pro Max è il reparto autonomia, finalmente decente. 3687 mAh, che su Android sarebbero un cesso, qui si dimostrano adeguati. Arrivare a sera con il 30% è una formalità, con 6 ore 30 o addirittura 7 ore di display, per la gioia della dolce e casta donzella. Anche qui però l'autonomia è inferiore a quella di iPhone 11 Pro Max. Il caricatore in dotazione permette una ricarica... No, il caricatore non c'è in confezione. E quindi se volete la ricarica un po' rapida dovrete acquistare quello da 20 watt. Anche qui vedete, gli altri brand hanno innovato. Apple no, anzi, è tornata indietro togliendo di fatto il caricatore dalla confezione. Idea geniale che sicuramente verrà seguita da tutti gli altri brand pecoroni. Amici, concludendo, iPhone 12 Pro Max migliora il Pro in autonomia e un po' nelle foto, ma a discapito di dimensioni e peso maggiore. È un telefono grande, non è un grande telefono. Con questo non vogliamo creare flame, ma solamente riportare le nostre considerazioni dopo giorni di prove. Ottime foto, top video, bel display orfano dei 60 Hz, autonomia finalmente decente, non bastano nel 2021
a competere con gli altri brand. E rimane una sensazione di déjà vu, di amaro in bocca, perché dopo averlo provato ti rendi conto che avrebbe potuto essere e non è. È il solito restyling Apple, senza innovazioni, a cui gli Apple fan sono abituati, ma noi no. Discorso che vale anche per gli altri brand in questo 2020, nessuno escluso. L'anno scorso abbiamo provato per 6 mesi iPhone 11 Pro Max e se dovessimo scegliere ce lo terremo stretti. Col cazzo che spenderemo quasi 1500 euro versione da 256 giga per questo nuovo iPhone. Le differenze non giustificano il cambio in nessun comparto. Mia nonna mi diceva sempre, l'essere contenti è una ricchezza naturale, il lusso è una povertà artificiale. Ragionateci sopra. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.